Bentornati Non Conforme, la nostra striscia estiva che a ridosso di Ferragosto non si arresta manco per sogno, c'è il caldo sì, ma noi lavoriamo lo stesso perché ci piace così, ci piace portarvi, siamo alla conoscenza di opinioni sempre divergenti, sempre scomode, sempre libere, comunque sia, sempre ricche di argomenti interessanti. E anche quello un nostro vizio, quello di portarvi sempre gente di ritorno, ospiti che tornano, amici della radio che comunque tornano ricorrentemente a parlare con noi, farci visita, è sempre un gran bel rendezvous. E oggi ritorna un altro amico, un altro ospite ricorrente della radio che ci porta sempre informazioni e opinioni rivoluzionarie per quanto mi riguarda, anche perché a mio modesto avviso su certe cose ci ho visto veramente lungo. Stiamo parlando del nostro Gabriele Sandino. Gabriele, bentornato a Radio Ascolto Live e a Non Conforme. Come va? Omonimo. Ciao Omonimo. Sei in ferie, vera? Stai godendo un po' di ferie? Sì, mi sto godendo un po' di ferie, e, insomma dopo Ferragosto si rinizia tutto, però va benissimo così, insomma mi sto riposando, mi sto rilassando, mi sto ricaricando le batterie. Grande. Mi sto leggendo molto, insomma sai, la fase di prendere per poi rilasciare, no? Sono in quella fase. E quindi mi sto arricchendo io in questo momento per poi distribuire molto umilmente al prossimo, ecco. Spettacolo, bella, così che si fa, sarà un Ferragosto produttivo, insomma, sì. almeno quello per la tua opinione. Anche rilassante però. Sì, stai in panciolle, insomma, al mare, ah, spero, al mare, ah, spero. Assolutamente. Un po' anche la vita, quindi. Pazienza, tu sei di area campana, se non ho capito male. Io ho origini campane, sì, però in Veneto da molti anni. In Veneto, allora devi scappare subito dal Veneto, andare a prendere al mare, subito, tornare in campagna, al mare, via, subito. È subito un salto a mare. Abbiamo Caorle, abbiamo insomma Chioggia, abbiamo un sacco di località insomma bellissime qui in Veneto. Vabbè, sai, io sono di Sardegna, per cui figurati, per quanto riguarda il discorso spiagge, vabbè, è un altro discorso. Io sono viziato, diciamoci la verità, se non i sardi sono viziati per quanto riguarda il mare, questo è vero. Comunque parliamo d'altro. Allora, siamo arrivati a un libro, a una tua pubblicazione ultima, molto, ma molto interessante. A mio modesto avviso, allora io facciamo un po' di storia. Il lavoro di Gabriele e la sua opere, anche insomma librarie, i suoi libri, le sue pubblicazioni, hanno sempre dipinto un mondo in cambiamento, specialmente in questi ultimi 3 anni. È avvenuta tutta una serie di avvenimenti particolarmente rivoluzionari, particolarmente d'impatto. Gabriele li ha studiati, li ha, diciamo così, scomposti, analizzati, e poi ha elaborato una teoria, diciamo, geo-globopolitico, esopolitica, se vogliamo chiamarla proprio in termini sistematici così globali, geo-eso-globopolitica, l'ho inventato adesso, giuro, e ha messo in moto questo ragionamento attraverso le sue pubblicazioni. Alcune delle cose che Gabriele dice sono rivoluzionarie, decisamente d'impatto, e a causa di questa sua, diciamo così, questa sua teoria, questi suoi ragionamenti rivoluzionari, è stato fatto oggetto spesso di critiche anche molto feroci da parte dei soliti, insomma, delle solite platee dell'informazione libera o di internet che si sono scatenate di tutti i colori, insomma, abbiamo presente subito censure, chiusure, strike, eccetera, eccetera, eccetera. Però, quello che Gabriele dice, e che ha detto nel libro precedente, ok, ha trovato una sponda di, diciamo così, di interpretazione e anche realistica negli avvenimenti storici che sono poi andati a formare, andati a verificare negli anni che ci portano fino adesso. Quindi i ragionamenti di Gabriele, riletti alla luce degli avvenimenti che sono accaduti in questi ultimi 2 anni, assumono tutta un'altra, diciamo, hanno tutta un altro tipo di, diciamo, di qualità, una grande qualità per quanto mi riguarda, perché Gabriele ha visto il polarizzarsi di alcune forze e lo ha espresso. E queste forze, sembra, a livello geopolitico, si stiano polarizzando proprio in quel modo. Quindi Gabriele, per quanto mi riguarda, ha avuto una certa lungimiranza nel vedere che si schemi. Quindi io stima a prescindere, però adesso ne ho ancora di più, perché comunque sia, questo è quello che gli devo, che dobbiamo riconoscergli. E adesso lui, con questo libro, sta lavorando a un'altra idea, un'altra mappa del mondo, che secondo me troverà sponda realistica in certe cose che stanno verificando. Comunque, se lascio la parola all'autore, andiamo a parlare proprio di quest'ultima opera,
la fine del nuovo ordine mondiale. L'alba, quindi sta iniziando un nuovo mondo. Bello, una novità, qualcosa che sta avvenendo. Prego. Allora, sì, che bene, la fine dell'ordine mondiale era il mio libro precedente, no? Quello di cui parlavi poc'anzi, quello che ha anticipato diversi eventi, perché appunto abbiamo visto nascere questa coalizione contro il nuovo ordine mondiale, contro l'elite e contro i globalisti, contro l'elite e il suo deep state, che, di cui parlo diffusamente appunto nel libro La fine del nuovo ordine mondiale. È un libro in cui io sono... ottimista, e infatti per questo vengo attaccato anche nel web. Sono ottimista perché dicevo: guardate, che si è formata appunto questa coalizione che è internazionale, e addirittura si vuole rifare un nuovo sistema economico internazionale per togliere ai banchieri la potestà del denaro, che è quello che gli dà tutto il potere, perché insomma tu con quello, creando il denaro dal nulla, ti compri tutto e tutti, e quindi instauri la tua catena gerarchica di potere e di volontà trasmesse. Quindi insomma la fine dell'ordine mondiale era questo, e ripeto, molti eventi si sono effettivamente verificati. Poi adesso sono andato oltre con L'alba del nuovo mondo, che è il libro appena pubblicato, con sottotitolo L'umanità dopo la fine del nuovo ordine mondiale. L'alba del nuovo mondo è un libro in cui parlo ancora più diffusamente di questi poteri, di quello che sta accadendo, ovvero della de-dollarizzazione, della de-eurizzazione, della de-globalizzazione, del QFS naturalmente ancora, dei BRICS che stanno sfidando il mondo unipolare, creando un mondo multipolare. Quindi ne parlo ancora più diffusamente e metto insieme i puntini per appunto far capire alle persone che sta nascendo appunto un nuovo mondo. Il libro si divide un po' in due parti: la prima parte l'ho chiamata la vecchia umanità, la seconda la nuova umanità. Qual è la vecchia umanità? La vecchia umanità è quella che è complice di questa elite, che è sempre stata complice, ancora continua ad essere complice di questa elite, perché non vuole vedere oltre il proprio naso, si rifiuta, perché insomma pensa soltanto alle comodità, pensa soltanto alle stupidaggini, non vuole riflettere, non vuole mettere insieme i puntini, non vuole crescere, in altre parole. La vecchia umanità è quella che ama la globalizzazione, quella che ama insomma ama le elite, perché ama i suoi ragionamenti, ama il suo modo di pensare, il suo modo di farti vivere, perché insomma l'elite ha un modo di farci vivere che è tristissimo, cioè ci toglie tutto, dal diritto al lavoro, dal diritto alla casa, piano piano naturalmente, ti rende sempre più povera, eccetera eccetera, e in cambio ti toglie gli affetti, le amicizie, perché li polverizza con la digitalizzazione. Però cosa fa? Magari ti dà la libertà di promiscuità sessuale, brutto termine promiscuità perché sembra un bigotto, ma ti dà la libertà sessuale di fare sesso con chi vuoi, e questo per molti equivale a una società democratica. Quindi insomma, io ne ho parlato anche al vaso di Pandora, dell'ipersessualizzazione della società, no? Che non è bigottismo, cioè voglio dire, perché il sesso è una cosa bellissima, siamo esseri sessuali, nasciamo grazie al sesso, l'eterosessualità così come l'omosessualità sono cose assolutamente normali. L'unica cosa è che per essere felici bisogna coniugare sessualità e sentimentalità, perché se si è troppo sbilanciati verso l'uno o verso l'altro, come vuole appunto l'elite in funzione di depopolamento, perché l'elite fa tutto questo anche per depopolare, perché non vuole più, è contro la famiglia per questo, no? Quindi insomma l'elite ci sta facendo vivere in un modo veramente abominevole, e le persone accettano tutto questo, perché piano piano il principio della rana bollita, piano piano tu gli fai fare tutte queste cose, gli abitui sempre più al peggioramento, a vivere in modo così pessimo nei confronti di se stessi e degli altri, senza amore, senza un minimo di amore collettivo e personale, e quindi ecco che si va avanti in questo modo. Quindi questa è la vecchia umanità, e nella vecchia umanità parlo anche di che cos'è veramente la globalizzazione,
che non è soltanto quella economica che noi immaginiamo, ma anche proprio la globalizzazione umana. Noi abbiamo un'umanità fotocopia che è frutto delle volontà, ripeto, di queste elite. Poi parlo nella vecchia umanità, parlo anche insomma, dei soliti poteri che comunque si stanno disfacendo, della psicopandemia, di tutto. Poi c'è la nuova parte, la seconda parte del libro, che è sulla nuova umanità. E lì invece parlo di altre cose, lì parlo dei poteri dell'alleanza, come la chiamo io, che sta e come sta distruggendo appunto l'elite. Parlo della spiritualità che è la cifra della nuova umanità, parlo di felicità anche, perché l'essere umano ha il diritto e il dovere, a mio avviso, di essere felice anche in questa vita e non di trascinarsi da un giorno all'altro. Però per fare questo bisogna responsabilizzarsi e bisogna comunque guardare dentro se stessi, no? Guardare dentro se stessi e cercare di cominciare a rapportarsi a persone che hanno un'elevazione, una vibrazione più elevata. Quindi, insomma, il libro si divide appunto in due parti e queste due parti è un po' il bivio che stiamo vedendo. Noi veramente vediamo due umanità che non riescono più a parlarsi, cioè due tipologie di persone che non riescono più a parlarsi, perché una è vittima della propaganda, è vittima dei vecchi sistemi di pensiero, eccetera, e l'altra invece sta facendo proprio un salto quantico, un salto di coscienza, e quindi ecco perché, insomma, ci troviamo in un momento storico che a mio avviso è veramente unico. Direi di sì, non solo è unico, ma ci sta portando verso comunque, come dici tu, un nuovo schema del mondo. Ora, tu hai sempre parlato nel tuo libro di alleanza e di, perdonami, altro, due schieramenti, l'alleanza Dall'altro. l'elite, hai ragione, l'elite e l'alleanza. Ora, molti ti criticavano perché dicevano questo sta dicendo fesserie, non esistono le alleanze, ognuno fa i suoi interessi. Sì, vabbè, ok, d'accordo, tutte queste critiche possono essere più o meno legittime. Fatto sta che, a un certo punto, certi poteri del mondo, certe figure o certi rappresentanti di certi poteri del mondo hanno cominciato ad avere convergenze di interessi. Chissà perché non è vero che sono alleati, però intanto Trump parla in un certo modo di Putin, Putin parla in un certo modo di Trump, Xi e Putin si incontrano, si alleano, Xi e Trump manifesta stima per Xi. Sì, d'accordo, molti dicono che le alleanze non esistono. Intanto però, cosa è successo? Che questi personaggi hanno cominciato a manifestare apertamente, diciamo così, una concordia tra i loro punti di vista. E quindi questo si fa un pochettino pensare che ci sia quasi una forma diciamo così, di coordinamento tra questi poteri, al di là di quello che può essere più o meno ritenuto attendibile leggendo un libro. Però intanto queste cose sono accadute. Quindi, ah, e poi i BRICS, giustamente li hai citati, i BRICS esistevano già da tempo, però in questo momento è avvenuto qualcosa di rivoluzionario. Quando la Russia ha voluto schierarsi apertamente contro certi poteri occidentali, è successa un'esplosione. Molti paesi hanno deciso di entrare nei BRICS, molti vogliono entrarci, si sta creando una polarizzazione importante di questi poteri da un punto di vista di uno schieramento particolare. E poi l'Africa che a un certo punto ha detto, boh, basta. Adesso abbiamo le balle piene del colonialismo, adesso andiamo da un'altra parte. E anche l'Africa si sta schierando. Quindi, da un certo punto di vista, una specie di alleanza si sta formando. Magari possiamo essere scettici su alcune, diciamo così, come posso dirti, alcuni coaguli di potere, però intanto si è creato uno schieramento non indifferente. Quindi bisogna essere anche attenti a volte, invece di lasciarsi andare sempre solo alle critiche, non trovi? Ma sì, ma guarda, è la vecchia umanità che mi critica, cioè quella che ha le vecchie vibrazioni, che vede il male dappertutto e vive quel male in primis dentro se stessa. Perché, insomma, io infatti, mostro il mio ottimismo lo motivo, come dico sempre, insomma, e per molti, per alcuni, non sono credibile in quanto ottimista, cioè capisci a che punto siamo arrivati? Eh Cioè sì, lo uno so. non è credibile in quanto ottimista, cioè se invece io fossi il pessimista di turno, moriremo tutti e tutti i giorni, insomma, moriremo, diventi credibile per questa gente qua. Quindi insomma, a me non mi interessa la popolarità, la credibilità, cioè la popolarità per me è una cosa effimera, oggi c'è, domani non c'è, a me interessa il mio progetto di vita.
mi interessa il poter trasmettere qualcosa al prossimo, migliorare un pochino il mondo, un tantino quello che riesco e basta. Cioè, questo è quello che mi interessa. Le persone sono così, vedono il male ovunque. Se tu gli racconti una cosa negativa ti credono, se gli racconti una cosa positiva non ti credono, perché hanno quella vibrazione di base. Quindi veramente parliamo della vecchia umanità, che non Certamente. vuole fare questo salto di coscienza. Quindi, per me le prove dell'alleanza sono dappertutto. Ma che aspettiamo che ce lo dice il TG1? Esiste un'alleanza contro di noi, cioè loro che fanno parte dell'elite. Quindi voglio dire, è normale che non te lo possono dire. Cioè, adesso stiamo arrivando veramente alla disclosure totale, cioè sul clima, per esempio. Sul clima stanno ammettono addirittura le scie chimiche. È Cioè, vero. addirittura Google e Bill Gates vogliono eliminare le scie chimiche, ma allora esistono le scie chimiche. Poi loro. È vero. Poi addirittura loro parlano di cloud seeding, cioè non puoi dire scie chimiche perché sono il babbano di turno, capito? Drizza le antenne, quindi loro cambiano il termine. Cloud seeding, ovvero esiste il cloud seeding, ovvero l'inseminazione artificiale delle nuvole. Loro lo fanno perché trattano la gente come scemi e sanno che il babbano di turno, il medioman, che alla fine è questo, il babbano sente cloud seeding, ovvero non è un suo scie chimico e basta, sarà qualcosa di buono perché lo fa il potere. E quindi loro sanno che la gente funziona in questo modo, che la gente è così stupida, loro la trattano come stupidi. E di conseguenza, oltre a trattarti come stupido, ti fanno stare in uno stato perenne di paura, di ansietà e di negatività, perché non ricordiamoci che loro ti fanno passare da una paura all'altra, e quindi chi è in questa vibrazione che passa da una paura all'altra ti attacca e ti dice che quello che tu dici non è vero, perché ripeto, sono in quella vibrazione. Ora si stanno affacciando alla nuova informazione, a questa controinformazione che in parte purtroppo riflette quella vecchia vibrazione, ecco, ora si stanno affacciando e di conseguenza, insomma, trovano il primo ottimista di turno che gli dice qualcosa di diverso e si scagliano contro di lui. Quindi, insomma, io la vedo in questo modo, Gabriele, però, insomma, va bene così, nel senso che a me, cioè, mi interessa relativamente perché so benissimo di essere molto amato, ma anche molto odiato. Cioè, purtroppo fa parte del gioco, insomma. Certamente, papà, sono d'accordo con te, effettivamente è vero. Poi nel mondo della controinformazione, della libera informazione, c'è tutta una serie di partiti, di schieramenti, di persone che si guardano male, che parlano male le une delle altre, questo è un guru, quell'altro non dice balle, quell'altro è una setta, e ho avuto Odio una... queste cose. Odio, sì, sono assaggini di quello che potete trovare in diverse nostre puntate dove si parla più o meno di questi contrasti. Tra quello, questo e quel personaggio, perché uno parla male dell'altro e l'altro ce l'ha con quello, quello. A noi piacciono tutte le opinioni, per carità, però intanto bisogna riscontrare anche questa forma di contrasto che non è spesso molto simpatica. A volte si scade un pochettino nel litigio da bar, mettiamola un po' così, dai, a volte è un po' da bar questa cosa, non è carina, però a noi le opinioni piacciono tutte e le vogliamo sempre confrontare tutte. Comunque, Comunque, Gabriele, ti dico questo, che lo stolto guarda sempre il dito e non la sì. luna. Ecco, tu a molta gente puoi mostrare la luna, loro si concentreranno sempre sul dito. Io trovo persone che tu gli puoi dire veramente delle cose meravigliose per la loro evoluzione, ma loro si concentrano sempre sul dito. Per esempio, una delle ultime polemiche che, insomma, che è montata su di me sul web è che il mio libro L'alba del nuovo mondo è al numero uno su Amazon. Questo è un fatto reale, è al numero uno su Amazon, quindi io farei parte del sistema perché i miei libri sono su Amazon. Cioè, capisci che anche questa è una stupidaggine proprio da vecchia umanità, da pensiero di vecchia umanità, perché Amazon è una multinazionale, è vero, fa parte dell'elite, è verissimo, però il discorso è che permette anche alle piccole case editrici di
di esistere, di vendere. Ma che devono fare queste piccole case editrici? Nelle librerie, cioè, ci arrivano poco per via dei distributori che costano un accidente. Cioè, voglio dire, il mercato editoriale per il 90% ormai in tutti i paesi del mondo è fatto da Amazon. Ma che devono fare? Tagliarsi completamente i testicoli e non mettere i propri libri su Amazon perché altrimenti fanno parte del sistema. Anzi, tu sfrutti le armi del nemico per creare consapevolezza. Cioè, capisci che a che punto siamo arrivati? No, però ripeto, questo è il pensiero della vecchia umanità che vede il male dappertutto, perché quel male è dentro se stesso. Certamente, è vero, anche questo è vero. Molto spesso noi disprezziamo ciò che ci riflette un pochettino, o magari spesso quello che noi definiamo stile è qualcosa che è un po' lo specchio di noi. Ecco, è una teoria, diciamo così, che ha trovato sponda anche in certe forme di indagine alienistiche, di aliena proprio, che afferiscono ad altri autori. Ma questo magari ci riguarderà in altre chiacchierate. Però non abbandoniamo il discorso. Intanto volevo chiederti una cosa, poi abbandoniamo un attimo il discorso libro perché vogliamo lanciarci insomma, in voli esopolitici non indifferenti. Il QFS, il concetto di QFS, tu hai sempre portato avanti questo concetto importante, che è quello del Quantum Financial System, una nuova forma di economia che dovrebbe soppiantare il dollaro finanziario. Allora, molti ti hanno detto: è un fanatico di Quenon, è una cosa di Quenon, una fesseria di Quenon, bla 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 bla. Però cosa sta succedendo nel mondo in questo momento? Ad agosto verrà lanciata una nuova moneta, una nuova forma, un'unità di scambio, più Sì. preciso dire così, che è il 5R, che dovrebbe essere appunto una R5. nuova forma, diciamo, esatto, R5, che non è la mitica R5 di tanti anni fa, di quando eravamo piccolini. Vabbè, quello è un altro discorso. L'R5, vabbè, questo è un discorso di nostalgia. È una forma di unità di scambio nuova che dovrebbe, delle intenzioni, comunque sia, proporsi come competitor definitivo nei confronti del dollaro finanziario, in qualche caso soppiantarlo, in qualche caso. E poi, ovviamente, c'è tutto il discorso delle nuove forme di interscambio avvenute con l'allargamento e la formazione dello SCO, dello Shanghai Cooperation Organization, eccetera, eccetera. E quindi una forma nuova di economia. Ora, magari il concetto stesso di QFS è, diciamo così, teorico. Nella pratica, però, l'economia sta prendendo tutta un'altra piega. Economia di interscambio, economia, diciamo così, de-dollarizzata, un'economia più aderente a quelle che sono gli interessi dei singoli paesi, quindi agli interessi locali. Una nuova forma di economia. Forse il QFS non lo vedremo mai in quella forma. Però vedremo una forma di economia che, per certi versi, concettualmente ricorda il QFS. Cosa ne pensi? Il QFS, Gabriele, è l'approdo finale di questo nuovo sistema economico che sta nascendo dai BRICS. Cioè, in pratica, quello che sta nascendo è una parità valutaria tra le monete. Una parità valutaria. Il QFS prevede proprio questo, prevede un rapporto tra le monete 1 a 1. Quindi quello che devi fare in primis nel mondo, qual è? Dedollarizzarlo e far sì che tutte le nazioni scambino le proprie valute allo stesso modo, in modo tale che le valute abbiano lo stesso valore. Una volta che le valute hanno lo stesso valore, puoi creare un sistema così basato sull'oro, non solo, dove le monete sono 1 a 1. Adesso le monete non hanno questo valore perché ci sono i mercati finanziari e perché c'è il dollaro soprattutto, che è la moneta bullo, come la chiamo io, no? Il bullo finanziario del pianeta. Quindi, dedollarizzando e dando potere alle altre monete, il valore piano piano arriva a parificarsi. E quindi ecco che può nascere questo nuovo sistema. Il QFS nascerà dai BRICS, nascerà dall'R5 e nascerà da tutto quello che stanno creando Russia e Cina insieme, perché alla fine noi, come dico sempre, abbiamo tre superpotenze, di questo parlo anche nel libro L'alba del nuovo mondo: Stati Uniti, Russia e Cina. Queste qua sono le tre superpotenze. L'incubo dell'elite che si è annidata negli Stati Uniti, ma in realtà ha i tentacoli in tutto il mondo, l'incubo era proprio che Russia e Cina si alleassero insieme.
per creare un nuovo sistema finanziario. Ed è quello che è accaduto, cioè il peggiore scenario dell'elite è accaduto. Ecco perché l'elite sta crollando perché c'è stata un'alleanza internazionale che insomma si è riunita e ha detto ok, qua o facciamo quello che vogliono loro e quindi continuiamo a questo denaro creato dal nulla, creato da loro e arriveremo che ci citeranno anche a noi, ecco, perché insomma siamo nemici loro, oppure facciamo noi un nuovo sistema e li distruggiamo. Questa è la vera guerra. La vera guerra, questa è la terza guerra mondiale, la vera guerra è finanziaria, economica, è sociale, è culturale, è umana. È la guerra finale, in altre parole, perché comunque, voglio dire, anche se si analizzano i due conflitti mondiali, il secondo conflitto mondiale è finito con una tregua, non è finito con, insomma, con la vittoria del bene, anche perché gli Stati Uniti di fatto erano alleati con i nazisti. Questa è una cosa che, di cui ho parlato di cui ho parlato in diverse trasmissioni e non me ne vergogno affatto, insomma, anche se anche qua sono arrivati strali. Se noi pensiamo che i carri armati di Hitler erano Ford, ecco, la Ford americana, e se noi pensiamo alle grandi multinazionali, le grandi aziende che erano in Germania, che erano tutte di matrice americana, insomma, vediamo come c'era un'alleanza economica di fatto tra l'elite e i nazisti. L'elite era negli Stati Uniti. Poi è successo che qualcuno si è messo contro gli Stati Uniti. Forse qualcosa è andato male, insomma, perché c'era una guerra anche lì tra elite, c'è sempre stata una guerra tra elite e sovranisti. E alla fine gli Stati Uniti sono scesi in guerra contro Hitler, ma quando? Dopo, quando i giochi erano già finiti, perché comunque chi ci ha liberato dagli nazisti in Europa sono stati i russi che sono arrivati a Berlino, i russi, non gli americani, non ci hanno liberato gli americani, ci hanno liberato i russi che sono arrivati a Berlino e quindi insomma hanno liberato l'Europa, insomma, dopo la battaglia di Stalingrado. Perché i nazisti volevano conquistare la Russia, è sempre la stessa cosa, vedi che è sempre la stessa cosa che si ripete però in formule diverse, no? Cioè si vuole espugnare la Russia perché la Russia in qualche modo non si vuole piegare alle logiche e via dicendo. E poi dopo gli americani fanno un doppio gioco, passano però sempre per gli imperatori, l'Europa è vittima, cioè siamo sempre la stessa cosa, cioè è sempre la stessa cosa però insomma con dinamiche un po' diverse. E quindi insomma, dopo la battaglia di Stalingrado, che tra l'altro ha visto anche gli italiani a fianco ai nazisti, ecco, contro la Russia, ecco, la Russia ci ha sconfitti, è arrivata fino a Berlino e ha liberato l'Europa. Poi dopo sono arrivati gli americani, che hanno anche loro fatto la parte dei liberatori, dei salvatori, però insomma la storia va conosciuta, infatti quando sento le persone dire, ah, l'America ci ha liberato, e quindi tu giustifichi il fatto di essere una colonia, che poi non è vero che ti ha liberato, perché alla fine chi ti ha liberato sono stati i russi, poi gli americani, per non perdere il territorio europeo, sono arrivati e hanno insomma fatto quello che potevano fare. Però perché? Perché la guerra era, i giochi erano già stati fatti, insomma. Quindi, voglio dire, il discorso è che, insomma, questa guerra è anche un po' il prosieguo della seconda guerra mondiale, perché, ripeto, nella seconda guerra mondiale, c'erano un po' fazioni come oggi, e se voi pensate che gli americani bombardavano la Germania, ma non bombardavano le loro aziende che tenevano in vita il regime nazista, aziende di armi, di energie elettriche e via dicendo. Capite un po' che gioco si è giocati e che gioco ancora si sta giocando. Certamente, e poi il discorso, c'è cioè un discorso molto, anche molto, diciamo così, studiabile. C'è un bellissimo documentario su internet che ormai non è più in giro in TV, che è un documentario degli anni più o meno 2000, realizzato dalla RAI, neanche per la posta, dalla RAI, il vecchio La storia siamo noi, realizzato da Giovanni Minoli, in cui si parla chiaramente degli interessi che gli Stati Uniti avevano in Germania dal punto di vista economico. Le fa molte ditte americane, la General Motors, la IBM.
avevano diversi interessi in Germania e hanno anche partecipato alla recita bellica della Germania nazista. I camion Opel Blitz, tu hai parlato di carri armati, ma i camion Opel gli Opel Blitz, i camion che hanno consentito ai tedeschi di spostare uomini e mezzi in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, erano costruiti da officine General Motors installate in Germania. Quindi stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso. L'IBM ha contribuito a creare i sistemi di contabilizzazione elettrica, elettromeccanica, che hanno consentito ai tedeschi di schedare gli ebrei durante le deportazioni. Quindi, ragazzi, di questo stiamo parlando, non di altro. E poi è tutto, cioè, si vede, è tranquillamente verificabile, non parlo di teoria del complotto. Ovvio, Quindi, figurati. Comunque, abbandoniamo un ovvio. attimo il E discorso me. geopolitico e lanciamoci in meravigliose speculazioni di carattere esopolitico, barra ufologico, barra globalisti, globo strategico. Ok, allora, noi siamo. Allora, Gabriele è un ricercatore attento anche moltissimo a queste dinamiche, a queste vicende. Io sono un appassionato e, se possibile, anche un ricercatore, perché comunque abbiamo realizzato molte puntate, lo sapete benissimo voi in radio. Abbiamo collaborato molto sul tema ufologico con autori, giornalisti, ricercatori vari, e il tema ci appassiona moltissimo e siamo fortemente convinti di essere arrivati a un punto di svolta. Questo punto di svolta si sta avvicinando sempre di più e ha preso la forma di testimonianze concrete che stanno mostrando al mondo, in maniera del tutto ufficiale, che esistono determinati fenomeni e non sono di natura terrestre. Gabriele? Vogliamo confermare questa cosa con gli ultimi avvenimenti che ci descriverai tu. Ma Abbiamo guarda, quindi, sì. io intanto dico questo, dico che la storia umana che un giorno noi comprenderemo, perché noi non conosciamo neanche la nostra storia come umanità, cioè ci è stata descritta attraverso una favola religiosa, ma quella è una favola. La nostra storia è collegata ad altre civiltà che hanno dato la scintilla divina in questo mondo. Questo non vuol dire che Dio non esista, perché Dio è la sorgente di tutto. Dio è proprio la sorgente energetica, tutto energia. E quindi di questo tutto la radice, insomma, è Dio. Però chi crea la vita, insomma, chi crea la vita sono altre civiltà che sono frammenti di Dio, perché anche noi siamo frammenti della divinità, insomma, abbiamo la scintilla energetica che è poi quella divina, insomma. Questo perché molti fanno confusione, no? Ma allora se ci hanno creato altra civiltà non esiste Dio. Non è vero, non è vero, basti capire che cos'è Dio, perché la religione gli ha dato una personificazione umana, tra l'altro anche cattiva, perché insomma la Bibbia parla di un Dio vendicatore che uccide i primogeniti, che sceglie un popolo contro gli altri popoli che lui stesso ha creato. Vabbè, insomma, siamo ai discorsi fantasy per quanto mi riguarda. La Bibbia per me è un grandissimo libro fantasy. Ad ogni modo, per quanto riguarda il discorso ufologico, ci sono tantissimi piloti militari, gole profonde, che da decenni stanno dicendo determinate cose, no? Che addirittura hanno avuto incontri ravvicinati. Ci sono anche incontri ravvicinati massivi. Pensiamo al caso Amicizia, no? Che è un caso di questo Sì, paese, insomma, migliaia di persone che hanno avuto contatti con questi esseri, e tu non puoi banalizzare tutto questo e dire: ah, non è vero niente. Cioè, ma chi sei? Cioè, chi sei che dici queste cose? Soltanto i media mainstream, nella loro arroganza, possono dire una cosa del genere, perché sono arroganti e perché rispondono a quelle elite, no? Ad ogni modo, il 26 luglio del 2023, un ex alto funzionario dell'intelligence, un certo David Crush, ha rivelato sotto giuramento davanti al Congresso degli Stati Uniti che esiste un programma clandestino di recupero di veicoli alieni sin dagli anni 70, che allora hanno recuperato proprio cadaveri di esseri di altre civiltà. Quindi questa è una cosa rivoluzionaria, ci cioè, ha ammesso in pratica questo, ha ammesso che esistono quindi altre civiltà e che loro addirittura hanno recuperato dischi volanti, quello che noi già sapevamo, perché noi complottisti che Tutti, siamo esatto. già lo sapevamo, però noi siamo complottisti, io dico sempre, meglio essere complottista che conformista. Il conformista è quello che crede soltanto alla verità conforme, quindi meglio essere complottista.
Ad ogni modo, questo David Crash ha lavorato in un'agenzia che si occupava di questo, ovvero di recuperare questi veicoli, e ha subito ritorsioni di ogni tipo per non parlare, però lui ha parlato e lui dice che il governo americano è in possesso di dischi volanti, perché insomma sono questi dischi sono serviti anche per capire determinate tecnologie che poi sono state anche implementate nella quotidianità e via dicendo, che ci sono fondi destinati a queste cose, i cosiddetti Black Project. È che in pratica bisogna, insomma, il depistaggio è soltanto perché non si vuole far conoscere la verità alle persone comuni. Ora, il punto qual è? Il punto è che tutto questo prima o poi doveva accadere, perché la disclosure fa parte del processo per creare una nuova umanità, perché l'umanità deve conoscere la sua storia. Il punto è che David Crash, e qui vengo, insomma, a quello che penso io in questo momento, David Crash, che ha detto cose per me assolutamente banali e irrisorie, lui ha detto una frase che mi fa veramente pensare e che tra l'altro ne ha parlato anche Umberto Visani nella rivista Mistero, insomma, gli faccio onore, gli faccio onore di questo, insomma. Lui ha detto, ha fatto una dichiarazione al Daily Mail e qui, insomma, che le antenne mi sono un po' rizzate, lui ha detto: non riusciremo mai a comprendere appieno le loro intenzioni, ovvero queste di queste altre civiltà, no? E questo perché non siamo loro, ma credo che sia avvenuta quella che sembra essere un'attività negativa. Questo si basa sulle attività di esame barra indagine dei siti nucleari e sulle testimonianze relative ad avvistamenti proprio nelle zone degli Stati Uniti, insomma. Anche se non posso entrare nei dettagli, perché ciò rivelerebbe alcune operazioni segretate americane, sono stato informato da alcuni individui che ci sono stati eventi nefasti di questo tipo, ovvero per lui le interazioni con questi esseri trovati cadaveri sono negative. Ora, siccome tutto questo è marginale rispetto alla verità, perché chi conosce veramente l'ufologia sa che la maggior parte delle razze là fuori è dedita alla legge dell'uno, alla legge dell'amore, alla legge di Dio, è soltanto una piccola parte. Sono dei ribelli in qualche modo e forse noi abbiamo collaborato con quelli. Ora mi viene in mente da queste dichiarazioni, mi vengono in mente da queste dichiarazioni il famoso libro che insomma fu presentato anni fa da Serge Monast, il progetto Blue Beam. Tu sai che Serge Monast era uno scrittore, giornalista che nel 94 fece questo libro, Project Blue Beam, era un giornalista investigativo, Serge Sì. Monast. Che lui disse che le Nazioni Unite, la NASA e anche altre agenzie governative stavano lavorando sin dal 1983 per un'operazione chiamata Project Blue Beam, ovvero dipingere gli alieni come negativi e a un certo punto simulare la carta della finta invasione aliena come ultima speranza, diceva Serge Monast, se tutto fosse andato male. Per implementare il nuovo ordine mondiale, ovvero se tutto va male, noi abbiamo la carta dell'invasione aliena. Ora, noi stiamo vedendo, Gabriele, che tutto a loro sta andando male: il discorso Eh sì. economico, il discorso pandemico, perché la pandemia doveva continuare, perché tu ti fai il siero e ti veniva il virus. Quindi doveva continuare questa cosa, però si è interrotta perché il sistema finanziario dietro le quinte è già cambiato, è già stato fatto lo switch. Quindi, siccome a loro sta andando tutto male, c'è l'alleanza Russia-Cina, deglobalizzazione, ripeto, deurizzazione, de-dollarizzazione, eccetera, a loro rimane questa carta. Guarda caso, adesso viene fuori questa disclosure, ma in termini negativi. Ecco perché io sono
preoccupato perché da un lato so che questa disclosure deve avvenire, però se la metti in chiave negativa, allora mi viene subito in mente il Project Bluebeam di Serge Monastic nel 93 che disse proprio questa cosa qua. Quindi disse se tutto va male, loro proveranno la carta aliena. E sinceramente le tecnologie satellitari per simulare un'invasione aliena ce le hanno. Ce le hanno, quindi basta poi farlo in una sola città. Il punto è sempre quello: il punto è che lo fanno soltanto in Occidente, oramai visto che il resto del mondo non li segue. Non gli va più Quindi dietro, esatto. bisogna vedere anche il discorso mediatico quanto riesce ad essere potente e soprattutto quanto la popolazione si è evoluta, perché una popolazione ancora stupida, emotiva, che non sa nulla, che non crede a nulla, che non vuole sapere nulla, magari poi vede la finta invasione aliena, si spaventa e quindi subito dà credito all'elite, come ha sempre fatto, no? Come ha fatto anche con la psicopandemia. Quindi capisci che in questo momento veramente nevralgico di lotte, di poteri e via dicendo, e questa cosa qua potrebbe essere una loro ultima carta finale. Senza dubbio. Allora, tu, riflettiamo su una cosa, a parte questo disclosure che in effetti i più, diciamo così, i più maliziosi di noi ne ha cominciato già a dipingere come una sorta di operazione pianificata, e questo è vero, hai perfettamente ragione, sono progetti, diciamo così, diciamo, di pilotaggio di questo genere di comunicazione che potrebbero fare comodo al potere, il progetto Bluebeam è uno di questi. Riflettiamo anche su un'altra cosa. I russi hanno mandato nello spazio una sonda, l'1-25, una sonda automatizzata, un drone, che dovrebbe esplorare la Luna nei prossimi giorni. Ora, è possibile che questo tipo di trovata sia anche un modo dei russi di, diciamo così, di attivare delle contromisure anche nei confronti, diciamo così, del loro competitor che sono gli Stati Uniti? Per esempio, ipotizzo una cosa, a parte tutto il discorso delle possibili scoperte che potrebbe fare questo drone, questa sonda sulla Luna, visto che i russi non hanno il desiderio, diciamo così, di truccare le cose come fanno gli americani, è possibile che i russi utilizzino questa missione anche per ricattare gli Stati Uniti, visto che magari c'è di mezzo la famosa questione del falso allunaggio, e i russi potrebbero ricattare gli americani dicendo loro: se continuate così, sputtaniamo tutto il mondo che non siete andati sulla Luna, andiamo a vedere le fotografie, guardiamo se c'è qualcosa di vostro, non c'è niente. Potrebbe essere anche una forma, diciamo così, di guerra spaziale che si sta diciamo, per organizzare, ecco, tra russi e americani. Cosa ne pensi? Sì, è possibile. Diciamo che noi dobbiamo sempre capire una cosa, che l'alleanza usa le armi dell'elite e gliele ritorce contro. Quindi ha sempre fatto così, ed è la cosa più intelligente che tu possa fare, sfruttare le armi del nemico. Ecco, devi sfruttare le armi del nemico e ritorcergliele contro. Quindi la tecnica dell'infiltrazione, molte volte, anziché la guerra diretta, è sempre preferibile perché tu con l'infiltrazione riesci a demolire le loro difese, no? Dall'interno, insomma. Quindi la guerra spaziale è sicuramente uno degli obiettivi dell'alleanza, anche forse per sbugiardare l'elite, ma noi di verità ne vedremo tantissime, insomma. Cioè, e alcune saranno veramente molto amare, molto crude, perché quando si capirà il vero motivo dei sieri, insomma, molti veramente piangeranno, insomma. Quindi diranno a se stessi come sono stato stupido, però poi io non so, insomma, il depopolamento in che forma, in che modo dovrà avvenire. Però, insomma, è un dato di fatto che la realtà sarà molto cruda e sarà molto difficile da digerire per molti babbani che, ripeto, non hanno mai voluto sapere nulla, credere a nulla. Io quando vedo persone che dicono non voglio sapere a nulla, non voglio credere a nulla, cioè sono degli sconfitti che, insomma, che se tu non credi a nulla e non vuoi sapere nulla, come vivi? Che poi in realtà non è vero, perché comunque tu alla fine credi a quello che ti dice l'elite, perché tu guardando mezz'ora di telegiornale, guardi la loro propaganda, automaticamente stai orientato verso quel tipo di informazione, verso quel tipo di impostazione di forma mentis. Quindi noi ne vedremo veramente delle belle, anche da questo punto di vista comunque io lo ritengo possibile una guerra spaziale per
destrutturare ancora di più queste ditte, oppure magari per fermare certe tecnologie proprio per questo blue beam. Cioè, noi non sappiamo veramente la guerra, cioè, lo spazio è la nuova frontiera di guerra. Eh Cosa sì. c'è in questo spazio? Con che tecnologie hanno messo? Insomma, che armi hanno messo? Perché loro sono in guerra contro l'umanità, no? Quindi che armi hanno messo? Non lo sappiamo. Quindi veramente, insomma, bisogna intervenire sicuramente anche là. Beh, sicuramente. Quindi abbiamo la maggior parte delle operazioni dell'Alleanza sono giustamente segrete. Cioè, l'Alleanza ha una parte che si occupa del lato economico, una parte che si occupa del lato militare, una parte che si occupa del lato informazione, ma anche una parte che si occupa delle guerre clandestine, delle guerre nei dumps, nei sotterranei, nelle guerre nello spazio. Cioè, quindi è veramente un qualcosa di vastissimo. E c'è anche una parte dell'Alleanza che si occupa del disclosure totale finale, che si occuperà di come avverrà questo disclosure totale finale. Quindi veramente ne vedremo non delle belle, ma delle bellissime. Assolutamente. Poi, senza contare il fatto che se questa operazione, secondo me, potrebbe tranquillamente mettersi in atto, se dovesse mettere in atto, a parte le risate che ci faremo noi altri vedendo la gente Sì. isterica, perché oddio gli alieni, la gente isterica, non ridendo, ridendo, sempre che non inizino con qualche altra porcheria autoritaria, e ci proveranno, però noi saremo pronti a rispondere. Ma tu pensa, se poi quelli veri, gli alieni, dovettero metterti di traverso perché ovviamente li stai mettendo in una situazione in cui rischiano un conflitto con l'umanità, quindi magari quelli veri, gli alieni, potrebbero mettersi di traverso, allora sarebbero veramente cavoli amari. Quindi potrebbe esserci anche quell'ulteriore elemento, perché se una civiltà aliena interagiscono con noi da tanto tempo e vedono questo genere di strategia, potrebbero intervenire per cercare di cambiare le carte in tavola e sarebbe Guarda, veramente rivoluzionario. io sono convinto che dietro il salto coscienziale dell'umanità ci siano anche civiltà positive, perché ripeto, la maggior parte sono anche civiltà positive. Quindi io mi auguro che queste civiltà distruggano queste armi spaziali per quest'ulteriore sceneggiata dell'elite. Senza dubbio, Ecco. sarebbe molto. Saranno scenari molto stimolanti, Gabriele. Saremo a vedere. Comunque sia, intanto accorrete, avventatevi sul libro di Gabriele, ultimo uscito, L'albo del nuovo mondo alla fine del nuovo ordine mondiale. Quindi, l'umanità dopo il nuovo ordine mondiale, è importantissimo leggere questo libro. Insomma, è importante per avere un punto di vista e dare comunque, ovviamente, uno sguardo a queste teorie, ricordarsi comunque sia che le riflessioni di Gabriele, le sue indagini comunque sono frutto di una indagine, di una ricerca accurata. Non, potrete non essere d'accordo con quello che dice Gabriele, sicuramente. Tuttavia, riconoscere comunque che gli scenari che stanno evolvendo hanno molti punti di contatto interessanti con le sue ricerche e secondo me, piano piano, sempre più contatti si aggiungeranno, punti di contatto si aggiungeranno, avremo modo di apprezzare ancora di più il lavoro di Gabriele per quanto mi riguarda. Io lo apprezzavo anche prima, lo apprezzo ancora di più adesso perché comunque si è avuto anche ragione a dire: beh, avete visto quello che è successo, insomma, oh, sono soddisfazioni, Gabriele, che vogliamo? Vabbè, Sono piccola soddisfazioni. grande soddisfazione, sì, è vero. Assolutamente sì, assolutamente sì. Comunque, Gabriele, io ti ringrazio tantissimo. Ricordo le collaborazioni di Gabriele con il Vaso di Pandora. Con altre collaborazioni da parte del professor di Pandora, mi ricordo quali sono le sue varie comparsate nei Morris vari canali della Hunt, controinformazione. giornale Sì, Polisano, settimanale, esattamente. e poi c'è Sì. anche Visione TV, ogni tanto mi Visione ospita. TV. Sì, Luca perfetto. Labella, insomma Luca Labella con Database Italia, ci sono diverse collaborazioni che faccio sul web. Perfetto, quindi magnifico. Poi le ospitate intanto qua ad ascolto live, insomma, per farci due chiacchiere in amicizia, che è sempre molto stimolante. Comunque, allora Gabriele, noi ti lasciamo le tue vacanze, adesso goditi le tue ferie, Grazie. poi torna più forte che mai. Ci ritroveremo sicuramente per parlare di altri argomenti, perché adesso cerchiamo un pochettino di essere più frequenti anche nei nostri contatti, una chiacchierata magari mensile ci sta, siamo stati un po' senza sentirci, adesso cerchiamo di rimediare, ecco, vedremo. Tanto a settembre e a ottobre arriveranno eventi interessanti, quindi li seguiremo sicuramente anche con il tuo contributo. Per questa disclosure, secondo me, arriverà a bomba nel mese di aprile. Adesso sta arrivando un Anche io po', diciamo penso, sì, così, sì, in è già stato sordina. tutto.
Esatto. Quindi fra un po' sì, avremo avuto molto più di impatto e quindi ci dobbiamo tenere in contatto. Per adesso ringrazio tantissimo Gabriele Sanio, il suo libro potete sicuramente leggerlo, Lettura estiva, molto stimolante, quindi anche sotto l'ombrellone va benissimo. E quindi, che dire, ringrazio ancora Gabriele, qua siamo sempre in movimento, seguiteci sui nostri canali come sempre, Telegram, YouTube se non ce lo chiudono, Rumble, la pagina Facebook, tutti quanti i canali sono sempre elencati nella descrizione del video, per cui potete andare lì e li beccate tutti. Per il resto seguite le nostre trasmissioni, io sono Gabriele, anche lui è Gabriele, infatti per cercare di evitare chi sei, ricordami che siamo due Gabrieli, per cui se ti dici il nome completo rischiamo di fare confusione. Io sono Gabriele, il conduttore di Radio Ascolto Live, e lui è la Gabriele Sandino, siamo due Gabrieli. Perfetto, va bene così. Grazie infinite Gabriele Sannino, questa è la Non Conforme, stiamo continuando con questa edizione estiva, grazie a tutti, alla prossima puntata. Ciao, ciao Monimo, ciao a tutti, ciao. Ciao Bonimo, alla mia volta, auguro a tutti i saluti.